Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova video recensione. Oggi andiamo a vedere un'altra distribuzione Linux, non una di quelle che avevo detto precedentemente. Quindi non stiamo parlando né di Zorin OS 9 Lite né tantomeno di tantomeno stiamo parlando di Ubuntu Mate in beta, ma praticamente stiamo parlando di MacPap 5.2, la versione 5.2.8. Allora, perché stiamo facendo la video recensione di questa e non di quella che vi avevo annunciato precedentemente nello scorso vlog? Perché in pratica purtroppo non ho avuto il tempo di effettuare il download di queste e siccome comunque volevo inserire il video, un video, una video recensione, ho deciso di iniziare a farla con questa. Praticamente questa versione che voi vedete, questa distribuzione che voi vedete, pensavo appunto di farvela conoscere perché è molto allettante. Il nome MacPap è derivato da Puppy Linux. Puppy Linux, praticamente la famosa Puppy Linux è una distribuzione Linux molto leggera, però in grado di fornire all'utente diciamo un ambiente capace di soddisfare tutte le necessità quotidiane. Quindi possibilità di scrivere, possibilità di leggere i PDF, possibilità di vedere dei filmati, sentire la musica e così via, e soprattutto consultare internet. Adesso io l'ho appena avviato in live. Questo è come praticamente si mostra in live il sistema operativo. Questa versione 5.2.8, adesso c'è la 2.9, 5.2.9, però comunque noi andiamo ad analizzare questa e vediamo le sue particolarità. La prima schermata appunto è per la personalizzazione. La personalizziamo subito, ovviamente andiamo subito a cambiare la lingua principale, che in questo caso non è messa in ordine alfabetico, ho notato, ma sono messe in ordine delle più usate e frequenti, quindi ecco, noi solamente invece sulla tastiera troviamo la disposizione in ordine alfabetico, e attiviamo pure il NumLock e riavviamo. Adesso lui applicherà subito questo, noi diamo conferma di tutto quanto e mi chiederà poi di riavviare il server grafico e glielo facciamo fare velocemente. Come vedete, la risoluzione è molto bassa, è di 800x600. Purtroppo in VirtualBox ogni tanto io, non avendo un processore adatto, comunque per la virtualizzazione ho qualche piccolo problema. Ecco, guardate quanto è bello graficamente questo sistema operativo così leggero che usa Enlightment. Andiamo subito a vederlo. Eccolo pronto. Quindi abbiamo un bellissimo gadget, un orologio trasparente qui in alto, che si setta ovviamente a seconda dell'orario che abbiamo disposto. Dopodiché abbiamo qui presente ovviamente dello sfondo e vedete che ci sono due barre di stato. In realtà ce ne sono tre. Questa qui che voi non vedete solamente l'ombra è un'altra barra di stato che segnala le cartelle aperte, le finestre aperte. Allora, quali sono le funzionalità di queste barre? Innanzitutto le barre sono settate per essere sopra, per disporsi sopra ogni finestra che noi apriamo, ma basterà fare un clic con il testo e andare a selezionare le impostazioni e dire appunto, chiedere al sistema operativo che nasconda innanzitutto le barre, se vogliamo nasconderle, e soprattutto che vengano disposte sempre sotto le finestre. Ovviamente avendo una risoluzione 800x600 voi non potreste pensare che questa barra è in realtà lunga su praticamente tutto lo schermo. In realtà no, questa è stile Macintosh, ecco proprio perché a quanto pare il nome inizia per MacPap. L'elegantezza, cioè no, l'eleganza, scusate, è la prima caratteristica di questa distribuzione, ma andiamo a vedere subito i vari programmi installati. Innanzitutto abbiamo il dischi e pendrive, come vedete c'è un'animazione molto carina sulla barra. Poi abbiamo cartelle file che aprirà il gestore di cartelle di file, noi andiamo a cliccare, eccolo qui che ci appare come quello appunto di Puppy Linux.
molto semplice, che poi possiamo tranquillamente andare a cambiare impostazioni dello stesso attraverso il tasto destro e andare su Option per poter cambiare tutte quante le caratteristiche di questo file manager. Poi abbiamo Firefox, andiamo subito ad aprire. Abbiamo gestore di email client, infatti email client, poi Skype installato, l'editor di testi HabiWord, eccolo qui, si è aperto intanto Firefox, e poi abbiamo foglio di calcolo Gnumeric, questi due vanno a costituire il pacchetto d'ufficio leggero presente in MacPap. Poi abbiamo invece non solo loro due, ma c'è installato all'interno anche il pacchetto di LibreOffice. Quindi in realtà, seppur si tende ad utilizzare questi due perché sono più rapidi e più leggeri, c'è comunque la possibilità di utilizzare LibreOffice. Anzi, no, questo non è LibreOffice, scusate, penso OpenOffice. Andiamo subito ad aprirlo e vediamo e verifichiamo di cosa si tratta, perché l'icona inganna. Questa, infatti, è l'icona tipica di OpenOffice. Nel frattempo, come potete vedere, le barre di stato si sono disposte sopra. Ecco, no, è openoffice.org, la versione 3. Perfetto, come vedete è completa di tutto, potete, ed è già in italiano, quindi avete la possibilità di scrivere qualunque testo voi vogliate. Quindi, come vedete, dicevo, le barre di stato si sono disposte e rimangono sopra, per fare in modo che tale che queste vengano a trovarsi alla base del desktop, basta cliccare destro su una parte qualsiasi di tale barra, andare su impostazioni e mettere appunto al di sotto di tutto e dare un bello ok. Anche per questa facciamo la medesima cosa, cliccando magari in un punto che non sia presente l'icona, andiamo a cliccare su impostazioni, mettiamo al di sotto di tutto ed ecco qua. Abbiamo la nostra bella schermata. Google, ovviamente, eccolo qui in alto. Mettiamo it MacPap. Come vedete, appunto, fuoriesce la mia versione. Eccolo qua. E questo è il sito della distro. Adesso ovviamente è un po' più lento perché io sono, come ripeto, in live e sto utilizzando VirtualBox e non avendo un computer veramente potente non mi consente di effettuare una navigazione fluida su internet. Però, come vedete, una volta caricato va perfettamente, tutto bene, tutto bene. Quindi chiudiamo Firefox e andiamo a vedere che abbiamo, appunto, abbiamo parlato di Skype e tutto il pacchetto ufficio, poi abbiamo Music Audio P Music. Poi abbiamo l'esploratore di immagini View Neo, poi Fotoritocco Empty Paint, scusate, poi il Video M Player, abbiamo poi il programma di transmission per la scaricare i torrent, aiuto, un tasto che ci consente di collegarsi alla pagina della community, la configurazione di internet che, come è segnalato qui, ovviamente è connesso. Poi abbiamo l'icona di impostazioni e aumento memoria per seguito, che questo è un particolare tasto che poi noi non ci interessa più di tanto. Abbiamo poi spegni e riavvia col tasto, un bellissimo tasto posto appunto qui in basso a destra. In alto troviamo l'altra barra di stato che è un po' più piccola e possiamo controllare innanzitutto il volume, la batteria se abbiamo un portatile. Poi abbiamo l'icona per gestire alcune impostazioni, quali appunto l'aspetto, il tema, i font, il colore, il puntatore del mouse, lo schermo e così via. E infine questo qua che sarebbe come il tasto start, perché infatti ecco principale e questo è il vero tasto che ci consente di aprire l'intero menu. Le applicazioni installate sono veramente molte e ovviamente tutte utilissime. Abbiamo programmi per la grafica che beh, non sono segnati ovviamente su questa barra, ma che comunque possiamo tranquillamente portare sulla barra che abbiamo qui sotto, semplicemente tenendo premuto il programma stesso. Adesso vi faccio vedere. L'icona del programma la trasciniamo direttamente sulla barra, funziona tranquillamente in questo modo. Adesso se io per esempio voglio prendere
il programma di Business Calculate. Lo trascino. Sì, no, comunque ho sbagliato perché ho cliccato male, scusate. Andiamo subito a vedere con qualsiasi altro programma. Ovviamente problemi con VirtualBox per il fatto che il mouse, quello originale, non viene calcolato come si deve. Riesco a fare il procedimento perché l'ho fatto tranquillamente prima e adesso. Eccola qua. Ecco, vedete, forse con quel programma da qualche problema. Quindi prendo l'icona, la trasferisco direttamente sulla barra ed ecco qua. Avvio la calcolatrice e ho la calcolatrice qui. Ora minimizziamo la calcolatrice. Eccola qua. È andata a finire qui. Qui ci sarà tutto l'elenco delle finestre aperte. Apriamo il visualizzatore di immagini, eccolo per esempio, minimizziamo e lo abbiamo qui. Quindi in pratica non abbiamo problemi di andare a cercare le cartelle da qualche parte, magari come Mac che vanno a finire sulla stessa icona, ce le abbiamo disposte tranquillamente qui lateralmente. Cosa dire di questo sistema operativo? Io ve lo consiglio se avete bisogno di un sistema operativo leggero che vi faccia fare queste cose basilari. Ve ne sono varie versioni di questo tipo di distribuzione. Ovviamente vi ho detto che quella più aggiornata è la 5.2.9. Questo tipo di distribuzione Linux la potete scaricare sul suo sito, scrivete it macpap tranquillamente. E ve lo consiglio enormemente perché è una bellissima distribuzione Linux, è un bellissimo sistema operativo adatto per vecchissimi computer, ma questo non vuol dire che non potete anche prendere comunque un computer potente o un computer fisso che avete, fare una partizione magari di anche solamente 5-6 giga, ma anche meno magari, e tenere un sistema operativo tale in dual boot come sistema operativo da avviare rapidamente. È completo di tutto, quindi se anche volete utilizzare Skype, comunque scrivere documenti, vedere video su YouTube attraverso Firefox, potete farlo tranquillamente. E il suo aspetto grafico, devo dire che aumenta molto la sua caratteristica user friendly verso l'utente base o medio che sia. Quindi vi do un salutone da parte appunto mia, da parte di Simone. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace e magari anche a condividerlo. E comunque ci vediamo per la prossima video recensione. Un saluto a tutti e a presto.